invece adesso spieghiamo uno dei passi veramente tipici, caratteristici di Papito, che spieghiamo anche, si chiamava in realtà, diciamo, il suo vero nome era Miguel Matos Cedere. Perché si chiama Papito Alala? Perché praticamente da ragazzino, lui è un grande amante del ballo, partecipò a diversi concorsi di un ballo che all'epoca andava molto di moda, un ballo creato da, il ballo e il ritmo creato da Roberto Roena, portato a successo dal Gran Combo e poi successivamente dal duo composto da Ricci Rei e Bobby Cruz. Sto parlando del ritmo Ala Ala. Lui partecipò a questa gara, vinse alla grande e poi partecipò a varie altre gare anche televisive, vincendo tutti i concorsi a cui lui partecipava, e quindi a quel punto affettuosamente la gente incominciò a chiamarlo Papito Ala Ala, no? Tante volte mi raccontava Papito che qualcuno chiamava a casa sua, dice: cerco Papito Ala Ala. Il padre si arrabbiava: qui non c'è nessun Papito Ala Ala, qui c'è Miguel Matos Cedere. Vabbè, comunque, insomma, alla fine Papito è rimasto alla storia con questo nome, però ecco, è importante capire che questo nome gli viene appunto da questo ballo. Però c'è anche una cosa interessante, che in realtà, a differenza di quello che succede in Spagna o nell'America Latina, a Puerto Rico c'è una differenziazione fra il tirare verso qualcuno e il tirare verso di me. Non a caso, quando voi vi trovate davanti a una di queste porte girevoli, praticamente per spingerla c'è scritto empuje, invece per invece per tirarla verso di te c'è scritto ale, con la I di Juventus, e quindi praticamente ala ala vuol dire tira tira. Non a caso c'è questo movimento delle mani che vedremo in questo passo, dove praticamente c'è questo movimento, vedi, prendo e tiro verso di me, ala ala. E questo passo è un passo complicato, perché anche questo qui bisogna farlo due volte, perché la prima volta finiamo sul 6 davanti, ripetendolo finiremo con il 2 in avanti. Allora, andiamo ad analizzare, perché prima guardiamo i piedi e poi guardiamo le mani. Dopo che ho fatto il primo impulso, devo fare questo passo, che in realtà loro chiamano tac tac, tac. Ok? Quindi, come vedete, un passo anche questo qui a merengato, dove io spingo, vado avanti, spingo e vado avanti. Solo che in questo caso lo facciamo addirittura tre volte. Quindi sarà 2, 3, 4, 6, 7, 8, 2, 3, 4 e poi faccio quello che noi chiamiamo anche flip, ovvero scalcio, flip in inglese, scalcio il piede, per marcare poi in avanti. Quindi, pratica. Rivediamo, faccio 2, 3, 4, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, ok? Quindi come vedete c'è l'impulso, faccio 1, 2, 3 e finisco con un flip, o cannonasso lo chiamano anche, che comunque è come se io mi sto dando una cannonata da solo. Quindi lo rifaccio. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5. Quindi come vedete ogni volta che io spingo le mani sono fuori, le porto a me, sono fuori, le porto a me, sono fuori, le porto a me, dopodiché chiudo e apro i gomiti. A questo punto vado a fare quella che loro chiamano spirale, che si rivolge verso la nostra destra. Faccio 5, 6, 7, plié, tallone. Dopodiché ritorno alla posizione chiusa, cioè quindi in pratica faccio 5, 6, 7, 8, chiudo. A questo punto che cosa vado a fare? Porto il piede con uno slide all'indietro, accompagnato dal movimento del gomito, e mi marco questa volta andando con il 6 in avanti. Sarà 2, 3, 4, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quindi come vedete da qui, in realtà faccio un'altra media caída, poi a questo punto risucchio il piede con uno slide, uno struscio, e lo rimarco in avanti. A questo punto, rimarcandolo, lo vado a fare, sarà 6, 7, 8,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. E vedete, sono tornato sul 2. Lo rifaccio completo, ala, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Passo complicato, però con lo studio, con la pratica, ci si può riuscire. Poco per volta, l'unica cosa, dobbiamo prima di tutto imparare questo tac-tac, che però sarà fatto tre volte. Cagnonasso, spirale, carico, media caída, slide all'indietro, ricarico sul 6, di nuovo 1, 2, 3, cagnonasso, flip, e un pa! Con la base di pratica. Alala! Parte in cui ho cercato di sintetizzare tutti i passi basici della tabella di Papito Alala, e adesso nel prossimo video cercheremo di metterli tutti quanti insieme in modo che anche voi a casa potete esercitarvi.